notevole risparmio energetico e un crescente coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori nelle tematiche di tutela ambientale ed ecosostenibilità. Sono questi i risultati più significativi raggiunti dalla provincia di Treviso attraverso le molteplici iniziative promosse grazie al progetto Energy Villab, finanziato nell'ambito del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e orientato a promuovere buone pratiche legate all'uso di energie da fonti rinnovabili e al risparmio energetico. Il progetto, che coinvolge un vasto partenariato, ha portato alla creazione tra Italia e Slovenia di una rete di Living Lab virtuosi, ossia laboratori che attraverso l'interazione tra soggetti pubblici e privati ha permesso in contesti di vita reale come le scuole uno scambio di idee e conoscenze orientato alla sperimentazione di soluzioni innovative nonché alla diffusione di politiche partecipative di sviluppo ecosostenibile. La provincia da anni è impegnata in questa diffusione della cultura del risparmio energetico, o meglio, del corretto utilizzo dell'energia. Noi abbiamo un obiettivo ambizioso che è quello del rispetto dei parametri che sono stati imposti per il 2020 nel risparmio energetico, nell'utilizzo delle risorse rinnovabili. Siamo a buon punto. Grazie alla sinergia fra innovazione tecnologica e intelligente utilizzo dell'energia, siamo già riusciti a ottenere già oltre il 20% di risparmio in quello che è l'energia primaria, riscaldamento. Questo vuol dire un risparmio per l'ente di circa 600.000 euro. Io sono convinto che la provincia, assieme alla collaborazione con le scuole, con gli energy team che abbiamo costituito per ogni polo scolastico, riusciremo forse ad arrivare al traguardo ancora prima del 2020. Il Living Lab della provincia di Treviso, Green Schools, ha visto il fattivo coinvolgimento degli istituti di istruzione superiore del territorio con la creazione in ogni scuola che ha aderito al progetto degli Energy Team, ossia gruppi di lavoro formati da studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico per la promozione e attuazione di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche del rispetto ambientale e del corretto utilizzo dell'energia negli edifici e nelle strutture scolastiche. Le scuole interessate si sono poi messe ulteriormente alla prova partecipando con i loro progetti alla Green Schools Competition, un concorso che ha messo in palio complessivamente nella prima edizione 15.000 euro, parte del risparmio annuale sulla spesa energetica per l'edilizia scolastica della provincia, ottenuto grazie sia alla diffusione di buone pratiche di risparmio adottate nei singoli istituti, sia agli investimenti dell'ente nelle fonti di energia rinnovabile. Sicuramente è una giornata importante, abbiamo questi due progetti, uno della comunità europea che riguardano le scuole primarie, per cui scuole elementari e scuole secondarie. Abbiamo dato un riconoscimento a un progetto Detective nelle scuole primarie, nella buona educazione dei ragazzi. Dall'altra parte 14 istituti sono stati premiati in un progetto europeo che è il Green School, che riguarda il comportamento, ma anche entriamo più nella organizzazione e nella gestione del risparmio energetico per le scuole secondarie. Una soddisfazione perché abbiamo trovato dei ragazzi preparati, impegnati, con grande voglia di fare, grazie anche ai loro docenti hanno saputo concretizzare importanti progetti. La provincia ha premiato 10 scuole con contributi economici e altre 4 con premi di valore per l'originalità e la qualità dei loro elaborati. La classifica ha visto sul podio al primo posto l'ISIS Palladio di Treviso con un premio di 4.500 euro, al secondo l'IPSEA Giorgi sempre di Treviso con 3.000 euro e al terzo l'ISIS Cerletti di Conegliano con 2.000 euro. È stato un impegno corale, la scuola si è impegnata in maniera totale, dai ragazzi a tutto il personale. Questo è stato un cammino che è partito pian pianino dal settembre del 2012 e si è concluso poi con la fine dell'anno scolastico, però ha visto un susseguirsi di azioni e di comportamenti che ci hanno consentito di arrivare alla vittoria finale. I ragazzi sono stati molto felici e sicuramente la sentono come una vittoria loro ed è un modo anche per poter essere generosi nei confronti dell'ambiente, perché poi alla fine il primo che ne risente positivamente è sicuramente l'ambiente. Molteplici le iniziative di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e l'uso razionale dell'energia, tra cui una serie di incontri che si sono tenuti in ogni polo scolastico con la partecipazione di professionisti in ecosostenibilità che si sono confrontati con studenti e insegnanti sulle soluzioni tecniche e costruttive per il risparmio energetico, offrendo l'opportunità agli allievi di approfondire alcune questioni e anche di mettersi alla prova in piccole sfide a squadre. Altrettanto significativa la visita di una delegazione
delegazione slovena di 35 persone, composta da allievi di scuole superiori e insegnanti, per uno scambio culturale sul tema del risparmio energetico, grazie anche alla partecipazione di una rappresentanza studentesca di uno degli istituti della provincia di Treviso. La nostra scuola, l'Isis Verdi di Valdobbiadene, si occupa di risparmio energetico da un sacco di anni, fin dal 2006. E quindi se pensiamo che nel 2006 eravamo più o meno 2 anni prima della crisi economica, questo fa capire quanto noi crediamo nel risparmio energetico. Poi è anche uno dei motivi per cui siamo stati invitati dalla provincia di Treviso a un incontro bilaterale con una scuola slovena dove ognuno ha mostrato le proprie esperienze in ambito energetico. Ci siamo presentati a questo appuntamento preparando i nostri studenti a presentare le loro idee, i loro fatti e i loro progetti in lingua inglese, dimostrando insomma di avere a cuore non soltanto l'aspetto del risparmio energetico ma anche quello delle lingue straniere. Hanno avuto anche la possibilità di esibire un loro piazzamento nella manifestazione Green Schools Competition, che ovviamente fa onore a loro e anche alla nostra scuola. La nostra scuola è stata coinvolta direttamente in questo progetto in quanto abbiamo avuto il compito di passare per ogni classe del nostro istituto e coinvolgere i ragazzi nel progetto della raccolta differenziata. Siamo riusciti a sensibilizzarli in quanto abbiamo visto che hanno rispettato il compito da noi assegnato, ovvero basandosi su dei dépliant e dei cartelloni che abbiamo consegnato loro, dovevano dividere i rifiuti nel modo corretto. La raccolta differenziata ha dato dei risultati molto positivi in quanto c'è stato un corretto utilizzo dei cestini appositi ed inoltre siamo stati molto felici di aver raggiunto il nostro obiettivo. Quest'anno la nostra scuola è stata appunto coinvolta nel progetto Green School Competition e innanzitutto è stato creato un team, appunto che era l'Energy Team, ed era composto da tutti gli studenti, dal personale tecnico, quindi il personale ATA, e dei professori. Sin dall'inizio sono state proposte varie idee appunto per coinvolgere tutti quanti. Dopodiché è stato creato il progetto dell'inventore sostenibile, in cui tutti gli studenti hanno proposto delle loro idee, quindi sono state tutte raccolte al fine di creare un'idea che sia ecosostenibile e che coinvolga tutti quanti appunto. Personalmente mi è piaciuto il fatto di essere più rivolti al futuro e quindi avere già delle prospettive, delle idee per un domani. In particolare, gli studenti dell'Isis Verdi di Valdobbiadene hanno illustrato le attività realizzate nel contesto del Living Lab Green Schools della provincia di Treviso e dall'altro versante, gli allievi di Tolmin hanno presentato i progetti portati avanti con il Living Lab di Nova Gorica. Per l'occasione inoltre, gli ospiti sloveni hanno visitato gli impianti di produzione di energia rinnovabile di Sant'Artenio, quali le installazioni di pannelli solari e la centrale a biomasse. Siamo da Nova Gorica, Slovenia, e siamo agenzia energetica Golea che si occupa nel settore pubblico di tutti i municipi della regione di Primorska e noi siamo partner del Energy Villa Project. Abbiamo fatto il nostro virtual lab, il nostro laboratorio virtuale. Si occupa del consumo dell'energia in edifici pubblici e anche per fonti rinnovabili che si usano in questi edifici. Il progetto consiste in energie rinnovabili, perciò in energia solare, idroenergia, energia eolica e anche energia di biomassa. Abbiamo portato una casetta che è una casetta energicamente autosufficiente che ha risorse con quali si può rifornire da sola con la luce elettrica. Abbiamo avuto una giornata splendida, molto ricca. Abbiamo visto una posizione del fotovoltaico, anche i progetti che hanno fatto gli allievi di un liceo qua in Treviso. Vivere con la natura e la legge del futuro. Ad ulteriore dimostrazione dell'accresciuto interesse delle scuole superiori del territorio per le tematiche connesse al risparmio energetico, ci sono i dati incoraggianti sia delle iscrizioni alla seconda edizione della Green Schools Competition, che vede protagonisti 26 dei 41 istituti provinciali, sia la partecipazione ad una ricerca telematica promossa dall'ente, che poi ha deciso di premiare le 5 migliori proposte ecosostenibili tra quelle avanzate dai 750 studenti che hanno risposto al questionario. L'istituto che maggiormente
ultimamente si è distinto per l'elevata partecipazione è stato l'ITES Riccati Luzzatti con 574 studenti, seguito dall'ITST Giuseppe Mazzotti con 54 e l'IPSIA Giorgi Fermi con 52 partecipanti. Le 5 idee migliori riguardano l'ideazione di una campagna di informazione per sensibilizzare i cittadini sulle modalità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2, l'adozione di un codice etico, la promozione del volontariato ambientale, ma anche l'organizzazione di iniziative e concorsi per stimolare la partecipazione attiva di tutta la popolazione. In occasione dell'evento, poi, i rappresentanti di alcune scuole superiori hanno anche illustrato le attività portate avanti nell'ambito del progetto Energy Villab. I nostri giovani dimostrano di avere compreso che esiste un livello iniziale di informazione generica relativa all'ambiente e di averne sostanzialmente digerito i contenuti. Quindi c'è un'esigenza di un'informazione più mirata, in particolare sugli effetti diretti e indiretti degli attuali comportamenti e di eventuali comportamenti differenti nei confronti dell'ambiente. Su questo c'è una disponibilità a valutare forme innovative di partecipazione che vanno anche oltre quelle azioni dimostrative che ogni tanto vediamo in televisione, andiamo a pulire un pezzo di città piuttosto che l'argine del fiume o le mura di Treviso, ma cominciano a essere più complesse e rappresentano un fattore di maturità e di crescita personale che poi in fondo era il motivo per cui abbiamo impostato questa ricerca, aumentare il livello di consapevolezza in quelle che saranno le giovani generazioni, le nuove classi dirigenti di qui a qualche anno da oggi. È importante investire nelle scuole e nei ragazzi perché gli studenti sono il futuro della nostra provincia e del nostro territorio. Abbiamo visto che investire nella cultura e nella loro formazione porta risultati certe volte maggiori anche rispetto agli investimenti tecnologici di risparmio energetico. Questo ci dà grande soddisfazione perché tante volte dal punto di vista dei ragazzi, anche la loro creatività, la loro fantasia, possono venire delle idee importanti, delle idee che possono essere sviluppate e che ci possono dare la possibilità di fare degli interventi mirati che daranno sicuramente grandi risultati per il futuro.